Oggi vi mostro come lavorare un cuoricino con i ferri. Avremo bisogno di un filo di lana o di cotone, a seconda di come preferite. Io lavoro questo filo in lana con un ferro da 5 mm. È un marcapunti per segnare il punto centrale in cui andremo a fare gli aumenti. Si parte montando 9 maglie sul ferro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Allora, facciamo primo, secondo e terzo giro, vanno lavorati tutta la stessa maniera. Lavoriamo in questo modo. Prima maglia a dritto, un gettato. Poi lavoriamo a dritto le altre 3 maglie. 1, 2 e 3. Questa è la nostra maglia centrale nella quale faremo l'aumento doppio. L'aumento doppio si fa lavorando a dritto per 3 volte, sempre senza sfilare la maglia dal ferro di sinistra finché non lavoriamo l'ultimo aumento. Quindi facciamo così. La prima maglia al dritto prendendola normalmente dal davanti. Poi lavoriamo un'altra maglia al dritto prendendo il filo dietro. Lo lavoriamo di nuovo a dritto, sempre la stessa maglia riprendendola dal davanti. A questo punto, dopo aver fatto i 2 aumenti, possiamo far scivolare le maglie sul ferro di destra. A questo punto, queste sono le 3 maglie centrali. Marchiamo quella centrale, dove andremo a fare di nuovo l'aumento nel prossimo ferro. Ecco qua, mettiamo un marcapunti. Dopo l'aumento lavoriamo 3 maglie al dritto. Una, due e tre. Facciamo un gettato e lavoriamo a dritto l'ultima maglia. Ecco qua. Ferro numero 2. Un diritto. Un gettato. Lavoriamo a diritto il gettato che abbiamo fatto nel ferro precedente, ma lo prendiamo non da questa parte, perché altrimenti lasceremmo un bel buco, lo prendiamo dal davanti, la maglia davanti, così come si presenta, è un pochettino tirato, però ecco qua. Lavorandolo in questo modo, diciamo che si chiude. Il gettato non crea il foro. Poi di nuovo a diritto fino a quando non arriviamo alla nostra maglia centrale, che è quella che abbiamo delimitato con il marcapunti. Eccola qua. Possiamo togliere il marcapunti e lavoriamo come abbiamo fatto il giro precedente per 3 volte. Uno davanti, ferro dietro, di nuovo dritto, di nuovo dritto riprendendo dal davanti. Ecco qua.
Prendiamo il nostro marcapunti e marchiamo la maglia centrale. Ora facciamo di nuovo i nostri dritti. Allora, 1, 2, 3, 4. Abbiamo il nostro gettato che lavoriamo prendendolo dal davanti a dritto. Facciamo un gettato e lavoriamo a dritto l'ultima maglia del ferro. 3° ferro. Lavoriamo alla stessa maniera. Un diritto, un gettato, a diritto il gettato precedente. Prendiamolo dal davanti, ecco qua, e lavoriamo a dritto. Ora lavoriamo a dritto fino alla maglia centrale che abbiamo marcato. Ok. Togliamo il marcapunti, questa è la nostra maglia centrale, e lavoriamo di nuovo il nostro aumento doppio. Quindi prendiamo davanti e facciamo una maglia al dritto. Passiamo dietro il ferro, prendiamo la maglia dal dietro e facciamo di nuovo un dritto. Ritorniamo sul davanti e lavoriamo l'ultimo dritto dei nostri aumenti. Prendiamo il nostro marcapunti e marchiamo, segniamo la maglia centrale delle tre. Allora, continuiamo con le maglie al dritto fino alla penultima maglia, che poi sarebbe il gettato in questo modo. Lavoriamo a dritto il nostro gettato, facciamo il gettato e a dritto l'ultima maglia. Questa è la lavorazione dei primi tre ferri. Ora dobbiamo fare dal quarto al quindicesimo ferro, dobbiamo lavorare in questa maniera. Ancora non si capisce bene che possa essere un cuore, ma vedrete che man mano che si lavora. Allora, quarto ferro, tutte le maglie al dritto fino a quella centrale. Quindi la prima maglia al dritto, lavoriamo al dritto anche il gettato, continuiamo con le nostre maglie lavorate a dritto, fermandoci alla maglia centrale. Ancora due diritti, uno e due. Di nuovo doppio aumento. Uno, due e tre. Sottolineiamo la maglia centrale delle tre. Ok, ora lavoriamo a dritto fino al termine del ferro.
acqua. Questo è il quarto ferro. Lavoriamo allo stesso modo il ferro numero 5. Quindi non facciamo più i gettati dal quarto fino al quindicesimo ferro, non faremo più gettati, lavoreremo solo maglie al dritto con l'aumento centrale. Siamo arrivati alla maglia centrale in cui fare l'aumento, un dritto preso davanti, un dritto preso sul dietro e un altro dritto ripreso sul davanti. Ecco qua, mettiamo il marcapunti alla maglia centrale delle 3 e lavoriamo a dritto fino alla fine dei punti che abbiamo sul ferro. Ecco qua, quinto ferro. Ora passiamo al sesto, però visto che dobbiamo lavorare sempre alla stessa maniera, io direi che ci rivediamo alla fine della lavorazione del quindicesimo ferro. Ok, a dopo. Ecco, facciamo il quindicesimo ferro. Quindi tutte le maglie al dritto fino alla maglia centrale. Maglia centrale. Quindi aumento, aumento doppio, 1, 2 e 3. Mettiamo il marcapunti, come al solito, la maglia la centrale rispetto alle altre due, così. Mettiamo il marcapunti e continuiamo con la lavorazione al dritto fino alla fine delle maglie. Ora passiamo a lavorare i ferri dal 16 al 18, quindi sono 3 ferri da lavorare in questa maniera. Iniziamo facendo una diminuzione, quindi prendiamo due maglie insieme e le lavoriamo al dritto. Ecco qua. Lavoriamo a dritto fino ad arrivare alla maglia centrale. Ecco qua, maglia centrale, come al solito facciamo il nostro aumento.
e mettiamo il marcapunti alla nostra nuova maglia centrale. Ecco qua. Lavoriamo a dritto fino alle ultime due maglie. Ecco qua. Una volta arrivati alle ultime due maglie, le prendiamo insieme lavorandole al dritto. Giriamo, lavoriamo il 17° giro, il 17° ferro nella stessa maniera. Quindi di nuovo una diminuzione iniziale. Lavoriamo due maglie insieme al dritto, fino alla maglia centrale. Facciamo il nostro aumento. Mettiamo il marcapunti alla maglia di centro. Lavoriamo a dritto fin quando non rimangono due maglie da lavorare sul ferro. Eccole qua, le ultime due maglie le lavoriamo insieme a dritto. Diciottesimo ferro alla stessa maniera, di nuovo una diminuzione iniziale, quindi due maglie insieme a dritto, a diritto fino alla maglia centrale del nostro cuore. Aumento. A dritto fino a quando non restano solo due maglie sul ferro. Le ultime due maglie quindi le lavoriamo insieme a diritto. Facciamo un'ulteriore diminuzione. Siamo arrivati quindi al 18° ferro e vedete che già inizia a vedersi la forma del nostro cuoricino. Passiamo a fare i giri dal 19 al 21. Eccoci qua. Passiamo le nostre maglie sul ferro. Il 19° ferro si lavora in questa maniera. In pratica andiamo a fare la punta del cuoricino.
Lavoriamo due maglie insieme a diritto facendo una diminuzione. Poi ne facciamo una ulteriore. Ecco qua. A questo punto lavoriamo a dritto fino alla maglia centrale, marcata con il marcapunti. Eccoci qua alla maglia centrale, facciamo il nostro aumento. Aumento doppio. Ecco qua. Segniamo la maglia centrale con il marcapunti. Poi lavoriamo al dritto finché non restano 4 maglie sul ferro. Ecco qua, sono rimaste le nostre 4 maglie che lavoreremo. In questo modo, due maglie insieme a diritto, due maglie insieme a diritto, in pratica facciamo le nostre due diminuzioni. Il ferro 20 va lavorato alla stessa maniera. Facciamo due diminuzioni iniziali, quindi prendiamo insieme due maglie e le lavoriamo a dritto. Prendiamo insieme altre due maglie e le lavoriamo a dritto. Lavoriamo a dritto fino alla maglia centrale. Eccoci qua, facciamo il nostro aumento doppio. E mettiamo il nostro marcapunti sulla maglia centrale. Continuiamo a diritto finché non restano 4 maglie sul ferro. Ecco qua, 1, 2, 3, 4, quindi lavoriamo due maglie insieme al dritto, due maglie insieme al dritto. Passiamo al 21° ferro, quindi giriamo e lavoriamo allo stesso modo, facendo di nuovo due diminuzioni a destra e due a sinistra e un aumento centrale. Ecco qua, due maglie insieme a dritto, altre due maglie insieme a dritto, lavoriamo a diritto fino alla maglia centrale. Facciamo il nostro aumento.
questo punto possiamo evitare di mettere il marcapunti. Lavoriamo a dritto finché non rimangono 4 punti sul ferro. Eccoci qua, 2 maglie insieme a dritto per la prima diminuzione e 2 maglie insieme a dritto per la seconda diminuzione. Ecco qui, siamo giunti al 22° ferro che è quello della chiusura. Quindi prendiamo i nostri ferri e iniziamo a lavorare le maglie sempre al dritto, chiudendole man mano che le lavoriamo. Quindi una maglia al dritto, la seconda al dritto, accavalliamo, un altro dritto, accavalliamo la maglia, un altro dritto e accavalliamo e facciamo la chiusura delle maglie fino a quando non le chiuderemo tutte. Maglia al dritto e accavalliamo. Ecco qui, il nostro cuoricino è fatto, poi voi tagliate il filo naturalmente e lo cucite nascondendo, fermando il filo e nascondendo le codine. Questo è il cuore lavorato a legaccio. Avete visto, è tutto lavorato in un pezzo unico, è molto semplice da fare e potete realizzarne, diciamo, a coppie, poi cucirli insieme ed imbottirli, oppure potete utilizzare dei filati più grandi in modo da avere una dimensione maggiore. Ecco qua. Vi ricordo che c'è una spiegazione scritta da seguire mentre lavorate, in modo che potete anche segnare i punti, i giri in cui vi trovate sul posto dedicato al cuoricino lavorato a legaccio dello spazio di Lilla. Naturalmente, sotto le info del video vi aggiungerò poi il link per la pagina del blog in cui scaricare, da cui scaricare la spiegazione scritta. Va bene, vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao da Lilla!